13 novembre 2019, svegliati Alessandria, siamo in prossimità del Retail Park 2000, vicino all'albero di Napoleone, direzione Spinetta Marengo. Qui sopra c'è la tangenziale. E facciamo vedere bene il Retail Park di Alessandria 2000. Siamo venuti più volte qui a documentare questa situazione, ma evidentemente non interessa a nessuno. Professore, un suo parere su questa cosa qua. Erano mesi che non ci occupavamo di rifiuti, degrado, abbandoni. Qua ricordo che eravamo venuti circa un anno fa e da questo lato c'era anche presente una sorta di camera da letto dove probabilmente alcuni senza tetto, homeless o invisibili vivevano. Qui però è sotto gli occhi di tutti una serie di materiali. Prevalgono i materassi, però c'è di tutto, dai cartoni agli elettrodomestici, a pezzi di divano, a Ma cassette, ancora più grave, che cosa un abbiamo anche? cestello di una lavatrice, residui di Ethernet. eccoli là, ancora Li là, facciamo tre vedere bene. segnalati. Qua naturalmente sotto il cavalcavia. Questo è Ethernet, eh? Presunto Ethernet. Guardatelo bene. È pieno qua. Sotto il cavalcavia nessuno lo vede, tutti siamo a posto e avanti così. Avanti così. Provvederemo a segnalare anche questa situazione, E professore. certamente, ormai una delle nostre prerogative è quella non solo di documentare, ma anche di, per quanto noi possiamo fare, di segnalare per iscritto, documentato, portato al protocollo dei vari enti queste situazioni. Così a questo punto le immagini si possono non vedere, la posta protocollata no, si deve vedere per forza. A questo punto un caro saluto da noi, un saluto particolare a Gianni e al nostro caro Fabio che è sempre lì dietro, che riprende con diligenza le cose che facciamo. Va bene, un saluto a tutti, svegliati Alessandria, vi lasciamo ancora con queste tristi Questo qua immagini l'hai di degrado. ripreso? Sì, l'ho ripreso, facciamo ancora vedere bene, questa probabilmente erano i materassi dove dormivano con la famiglia, presunta famiglia. Le ciabatte, Abbiamo ancora residui. presidi, ciabatte femminili, scarpe, mutandine di bambino, resti di un. No, parliamo tanto di ambiente, di decoro, di sicurezza, tutte queste parole Ecco, così. E un'altra ciabatta femminile lì con quei poi a vestiti. due passi da un centro commerciale nuovo, di recente costruzione, abbiamo tutta Tappeti. questa roba qua. Cioè, Ecco, ma è. è diciamo il rovescio della medaglia di una società come la nostra, una società dove prevale il liberismo più sfrenato. Da un lato abbiamo il tempio del consumismo e dall'altro abbiamo proprio l'aberrazione della povertà. Questo salto Esatto. tra persone appartenenti alla stessa società si
si sta ancora accentuando con un tipo di società come questa, il distacco fra le classi sociali diventa enorme. Ma la E cosa noi che dobbiamo uscire da questa trappola. Se ci riusciamo, dobbiamo uscire. Abbiamo tutto nelle mani dei nostri politici. E questo. La cosa che personalmente mi fa più male è nel vedere queste immagini che poi vedranno anche probabilmente i nostri amministratori locali. Nessuno si occupa, nessuno prende posizione, ma anche, non so, di chi si occupa di ambiente, di queste cose qua. Cioè, ma si deve arrivare al punto che bisogna portare una segnalazione, un video. Questo video non è una segnalazione. Non è stato ancora, diciamo, inquadrato dal punto di Vogliono vista. in certi, cioè in certe località ci sono delle applicazioni dove il cittadino comune può mandare una segnalazione direttamente, che ne so, al comune, situazioni di degrado, eccetera. Qui in Alessandria non c'è ancora, o meglio, non ne conosco, ma questo filmato qui può valere da prova, perché Sì. questo non è uno scherzo, un fotomontaggio. Questa è roba reale, quindi perché dobbiamo arrivare al punto di fare delle segnalazioni scritte, fotografie, coordinate GPS? È qua, la roba è qua. Cioè. Ma in questo caso è talmente evidente. Certamente tutta questa complicazione forse non è tanto per avere ulteriori garanzie di certezze, eccetera, ma è probabilmente per ostacolare. Io la vedo così, Per ostacolare la rimozione dei per rifiuti. ostacolare il cittadino che magari lì vuole fare le Bene. proprie. Cioè È è una grave. riflessione amara, È grave. ma. Non dico che sia intenzionale, di fatto tutta la burocrazia poi incide da questo punto di vista. Comunque, a questo punto, senza perderci in altre Va bene. considerazioni o in altre chiacchiere, noi vi lasciamo da questo luogo con il frizzantino di questa mattinata che ci sta portando Va bene. decisamente verso l'inverno. Arrivederci. Alla prossima.